Viceversa Travels è lieto di presentarvi On The Road, avventura nel Nord Europa. Questo viaggio è stato pensato e programmato prestando particolarmente attenzione a tutte le informazioni nazionali e degli stati del Nord Europa. Data la difficile situazione di quest'anno e con un sogno inespresso nel cassetto, abbiamo deciso di affrontare la situazione di quest'estate 2020 con un viaggio on the road, anche in cerca di isolamento sociale nelle terre sconfinate della Finlandia e della Norvegia. Ma per prima cosa bisogna capire come ci siamo arrivati fin là. Quindi partiamo con ordine e capiamo bene come è stato possibile programmare un viaggio di 8.800 km in 13 stati diversi. La prima grande incognita che abbiamo dovuto affrontare è stata aspettare fino all'ultimo la riapertura dei confini delle nazioni. Forti del fatto che anche quando avremmo dovuto prendere trasporti pubblici, in questo caso i traghetti, avremmo fatto tutto ciò che era in nostro potere per mantenerci il più possibile a distanza dalla massa. Per questo abbiamo scelto sempre di sostare all'aperto e lontano dagli altri. Il viaggio on the road è stato pensato proprio per permetterci di restare più tempo possibile in un mezzo di trasporto nostro, privato, ma che al tempo stesso potesse permetterci anche di vedere un'enormità di paesaggi. Vi posso garantire che non c'è miglior modo che percepire e vivere davvero un paese, una nazione, se non on the road, dalle periferie alle città più caratteristiche. Programmare un viaggio on the road vuol dire scegliere le tappe, ma lasciarsi anche l'incognita di non sapere che cosa si troverà sul proprio percorso. È stato faticoso? Beh, di certo non è sempre stato comodo. In media abbiamo guidato 6 ore al giorno, almeno, e percorso quasi in ogni tappa più di 600 km, ma ne è valsa la pena. Ogni chilometro percorso ha avuto il suo perché. Ci ha raccontato una parte di quella nazione che stavamo visitando. Persino quando trovavamo i lavori in corso, abbiamo parlato e discusso di come fossero diverse le abitudini degli altri paesi. Questa è l'introduzione di quello che abbiamo vissuto per 17 interminabili giorni, sorprendenti. Cercheremo quindi di portarvi con noi, cercheremo di farvi immedesimare, dandovi anche dei consigli proprio perché possono tornarvi utili. Perciò, se ancora non l'avete fatto, seguiteci e iscrivetevi al nostro canale YouTube Viceversa Travels. Siete pronti a venire con noi?